Ebbene, Nunzio, fratello della Congrega, vi annuncio subito, diceva parlando un po' così, che questa sarà una vita ad alto tasso di stronzate. Allora, partiamo con un cagato micidiale subito, che poi devo andare a cagare, o mandarvi a cagare. Attenzione a parlare bene. Sono stato da dentista, consigliato il conduttore da tenere il bocca per 2 minuti, mentre del P, la P di Padova, di Pavia e soprattutto di P dietro Intercool, Intercool, come direbbe il meridione, da non confondere con l'Interpol. E chi è il pollo? Oh, ho mangiato un pollo, no, ho mangiato... Che cosa? Non mi ricordo, sono smemorato, oltre ad essere stato sfigato e scalognato nella mia vita, oscurato. Adesso arriveremo a questo, tacme. Allora, uomini, forza, avanti e fermi con le mani. Comunque, pimenta del P... avete visto Super Sex questa sera TV, TV, sul rock? Come direbbe uno di Potenza? Potente, il superpotere, ma volere e potere, è una balla. Io diciamo che nella mia vita ho bramato, desiderato, forse anche ghermito, corteggiato molte donne, ma ho fatto quel che ho potuto, si fa quel che si può, qualche volta lo si ficca anche nel popò, altre volte si imita Totò, diciamo per strammatizzare la situazione. Mi stanno sempre a disturbare, poi mi vado ai papi. Dicevo, VHS, tu che vuoi? Menta del P, P, la P. La P, la penna stilografica, l'innovante, l'allenatore del pallone. Kennex, in tempi di magra, uomini, utilizzate fazzolette Kleenex. Io utilizzo gli spessotti, questo si chiama, della Coop, perché quando è troppo spessore, ecco, ci vuole un assorbente per mitigare, diciamo, il calore. No, quello c'è stato prima, poi è venuto tutto il liquido spermatico da uomini. Lo scienziato Peyton Wesley lavora da tempo la formula per produrre una pelle sintetica. Uè, come questo? Allora, quando la sua vita è distrutta da una banda criminale a servizio di uno speculatore che cercando alcuni documenti della fidanzata di Peyton, allora, lo aggrediscono? Beh, si riferisce alla banda o ai criminali? Perché la banda lo aggredisce dai criminali, lo torturano e lo fanno esplodere con l'orifizio, no, con l'edificio, ma Peyton si salva, è divenuto un mostro dalla forza Ercule, ma no, grazie alla sua pelle sintetica. Io non ho il tono della sintesi, nella mia recensione non sono molto sintetico, comunque. Collezione delle maschere in grado di renderlo identica ai suoi nemici. Comincia così la sua vendetta, un omaggio ai classici dell'horror, dal fantasma dell'opera Dracula, con il gusto dei fumetti moderni, dei supereroi. Remi, come sempre, mescola incubo e ironia. Come faccio io nei miei libri? Libri ironici, onirici, ma anche orrifici, o onorifici, che desse voglia. Comunque, in questo film non c'è anche Bruce Campbell. Bruce Campbell, allora ci può essere Campbell, poi vicino alla casa, se, nel bosco lì, un Campbell non tanto bello, poi abbiamo Campbell No, Barcellona, Campbell Serrato, Campbell di Roland Garros, per tutti i giochi della pallina, terra battuta, lo so, quando io gioco di rovescio, diciamo, voi che fate i dritti, nessuno può battermi, io non sono rimasto abbattuto, di più. Allora uomini, le mani battete o ancora
mi volete abbattere. Oh. Che ne pensate di questa canzone che sta impazzando, diciamo, imperversando, ecco, il suo passione, per la The Lonely Dancers, con Grey. La cantiamo e poi canteremo con Tobey Maguire, Kirsten Dust, che poi non è un granché, quello che dicevano, bellissimo, The Vashtamak, si è sposato con quel ciccio bello, Jesse Plymouth, adesso è dimagrito, sì, per forza. Prima aveva la panza, poi a forza, tutto grasso che cola e anche qualcos'altro, però, pare che c'è, quando c'è, però, quando questo kiss va via con l'uomo ragno, con l'andrappolo, e anche lui deve, e allora deve, poi, scusate per questa ripetizione, è un dovere non ripetersi, ecco, ripetizioni, erezioni, no, anche lui deve riguardare questo film, no, deve utilizzare la VHS, non la fanno più, fazzoletto Kleenex, ogni spessotto della cotto. Allora, uomini, la mia vita è tutta una Pulp Fiction o un Pulp Fiction, ricordate John Travolta, mi faccio le battute come lui, dai, torni a casa, ti fa una sede, vabbè, ma quella è una zocca comunque, dai, anticipatrice, meretrice della bellezza angelicata come Beatrice, ma meretrice dei porno interrazziali, lo sta con quello, il Nerone, Marcello Suola, sai, povero cazzone, voi meritereste tanto cazzone, volete dare lezione di vita a me, uè, guaglione, Campbell, Campovolo, dove si esibisce con la band, o con la gang, il volo, no, lì campo ancora campo quello, poi c'è chi non campa bene, chi campa bello, Campbell, Bruce Venture, anche fa pornatore, quello ce l'ha sempre duro, duro, come Rock Siffredi. Allora, poi devo mangiare, ho messo lì un altro piatto di cannellone, quindi scusate se mi sto attardando, ma no, dovrei accelerare, altrimenti Rock Siffredi, il piatto poi non è più caldo, sarà freddo, come dovrebbero dire il suo freddo. Allora, comunque, Rock Siffredi ha fatto l'amo orecchio. Sentite? Sembra scassare i maroni, coglione. Ha fatto l'amore con Laura Fred. Comunque non male anche quella. Monica Leo Fred. Adesso è diventata grassa. Mentre Jesse Plymouth dimagrito, lei si è imbufalita, diciamo. Quello che stava anche con Antonella Bendit. Dai. Andiamo? Che musica? Qua non va il pistoletto, il pistone, che succede, no? Non va la canzone. Però è difficile parlare dopo tanto mangiare. Voi volevate la mia vita divorare. Ecco, senza mente, soltanto P, picchiatelo perché. Sono uno sbandato, uno sfigato, drop out, come tu mi rotto. Ehi, cazzone, come dice, pardon, cazzone. Cazzone, come va la situazione nella striscia di gas? Garzone, una grossa casa, garzone, questa è proprio una cagata, come si fa a ficcere, come è stato il ballo, qua qua dance, c'è un'altra volta fatto la figura, qua qua qua, da cavare, I know the answer, baby, dance with me, don't cry.
Visto che colpo di culo? No, lanciate una palla, la mossa, forse? Se è colpo di tac, altro tac, come? Picchiatelo perché io. Cos'è il pallone? Uomini senza palla, uomini che giocano da palline, da cui famoso comodo del tennista. Ma com'è possibile? Avevano scambiato questo fallato per un vecchio rincoglionito poco fa, sono stato a Royal Bar. Erano stili vecchi. Oddio, quando mescolano. Basta! Vecchione, con questo vecchione. Basta con quel Roberto Vecchioni. Ecco. Andiamo? Adesso andiamo. Prendiamo il microfono. Solita notte da lupi del Bronx, nel locale sta suonando un blues degli Stones. Lo schivigli più al bacco del bar, pieni di whisky e margaritas. Grande slam, poi c'è anche il grande slam. Vinto sicuro, si mormora che... Cannelloni, cannone l'ho fatto bene. Io l'ho ucciso, ora. Chi sia stato non si sa. Forse quelli di... Forse la pubblicità. Ma l'ho ucciso, ora. E non si sa neanche il perché. Ah, l'ha fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Ci vuole il commissario allora. Alla centrale di polizia. Di polizia. Commissario Casettoni, dice che volete che sia? Quel che è successo non ci fermerà. Il crimine non vince. C'è Punk. Veramente? Quello di cognome fa Punk. Che angoscia. Dagli appelli alla carne di lui. Chi ci crede più? No, ci sono. Chi si è assalto non si sa. Forse dietro la panna? Senta Peter Parker. Fatto qualche sbaglio. Qualche industria di caffè comunque dopo un'altra piatta cannelloni, caffettino buono buono. Giù nelle strade si vedono Games, io non so più, il doppio petto per gli strades. E lo vive tanto. Ma come è? Come è? Potete dei soldi? Yeah, che qua. Dai, poveracci. Mi sono bravo. Ci sono morendo, chi sia stato non si sa, forse quelli della merda. Poi la ricanterò, ma ricantiamo tutto, quello che aspettiamo. Qualcosa di universale sul pedale, potendo. Ma te la lupi nel bronze,
Nello cale sta suonando un musei di stanza. C'è chi comincia? Il nebbio. Come lui vuole che lo so. Pieno di sonata. Margaritas, con la T, la T, la T detta dalla patta dell'uomo. C'è la T, che diventa T, la T del cuore, la T del donna, che poi fa questa puma turbo qua. Ma no, ma che? Non ho ucciso. Chi sia stato non si sa. Io, che cosa sarei Bruce Willis adesso, che so, due mezzi. Quattro. Ma posso più. Per mangiare anche una mossa? Che sono tutte queste mosse, Stefano? La mossa? Miss, mia cara miss, l'altra sera io gliel'ho miss. Lei è domenica è stata a messa? So io dove l'ha messo? Lei l'ha messo a 90? Gli anni 90? Ancora questo panico? Adesso che il mio entra assieme al padre, ma dirvi io sarei che cosa sarei, ma che ci credo più ti faccio un culo, cosa ti faccio? In mezzo a un bosco, in mezzo a tipi loschi. Ma cosa sono queste esibizioni patetiche? Poi, io sono anche poetico, ma non robotico. Come cazzo fanno, signor Dio, no? Basta!
scusate, mi ero dimenticato le lezioni, andiamo in situazione. Come grande Nick Cage di fuori 60 secondi. Ok, ci sto. E quello di guarda torto! E vogliamo parlare! Che cazzo! Che figo di merda! La cabriolet risalta, Nick. Che faccio, un pazzo? Ma lo so! Sono come serve! Good Sam! Dico a tutte le streghe cattive! Avanti! Io che apro il culo! You understand! Questo sono io! Faccio la merda! Sono cattivo! Sono selvaggio!